Il Crotone con lo Spezia non è andato oltre lo 0-0, con un urlo che è rimasto in gola all'ultimo minuto del secondo tempo con il palo colpito da Ante Budimir. E invece nell'altro posticipo il Pescara ha vinto 1-0 sul Cesena con un gol strepitoso del capocannoniere di Serie B, la Padula, gol in rovesciata veramente da cineteca, ed è una vittoria che mette un grande punto per quanto riguarda il Pescara sulla zona playoff. Oggi ci saranno le altre partite, il Crotone ha messo in archivio questa partita, aspetterà ancora, poi si andrà a Cesena lunedì sera per l'anticipo della 37esima e sabato prossimo con il Como molto probabilmente quella sarà la partita che decreterà ufficialmente l'entrata in Serie A del Crotone. Ma torniamo a ieri sera, andiamo ad ascoltare le interviste realizzate nel post partita con i due allenatori. Ivan Juric, abbiamo detto andiamo avanti punto dopo punto, un punto importantissimo come contro un ottimo Spezia. Sì, devo dire che primo tempo loro hanno fatto un po' meglio, ma più per colpa nostra, perché abbiamo perso qualche pallone banale dove loro hanno creato. Però devo dire che secondo tempo ho visto una veramente grandissima squadra, magari il miglior secondo tempo mai fatto, perché in relazione contro qui i giochi, no? Abbiamo fatto veramente cose stupende, aggressivi, sempre in possesso palla noi, non sono riusciti mai a fare... uscire dal centrocampo, sono rimasto veramente stracontento, no? Mi dispiace un po' per l'ultima occasione, però un grandissimo pareggio, perché anche loro li abbiamo tagliati fuori, ci siamo avvicinati, grandi complimenti ai ragazzi. Abbiamo tenuto botta, abbiamo incamerato un punto importante per quel famoso percorso che dici tu, anche un punto alla volta, pure all'ultima giornata voglio essere promosso. Ma oggi valeva 4, no? Perché io facevo conti, li toglio 2 a loro, guadagno uno io, e guadagno anche scontro diretto, per cui oggi il pareggio secondo me vale 4 punti. Penso che la gente si rende conto che tipo di campionato ha fatto la mia squadra, perché quando affronti squadre come Spezia da vicino ti rendi conto di che tipo di giocatori si tratta, e poi quando vedi magari secondo tempo che ragazzi così sovrastano un avversario, cioè, devi essere veramente orgoglioso di questa squadra. Senti, lunedì si torna di nuovo a giocare, si va a Cesena, che partita ci dobbiamo aspettare e che Cesena ti aspetti? Non lo so che Cesena mi deve aspettare, so che noi faremo tanto turnover, questo è sicuro, perché penso che mentalmente abbiamo speso tanto, ho tanta fiducia in tutti i ragazzi, spero che si ricaricano bene emotivamente e che andiamo là a fare partita da Crotone. Martella che problema ha avuto? Secondo me una contrattura di polpaccio, mi sembra, non credo che sia stirata, perché... quando stiri il polpaccio devi uscire subito, invece lui ha continuato con dolore, per cui penso che sia una contrattura. Sì, non era facile qui all'uscita, complimenti allo Spezia, soprattutto per un primo tempo di grande qualità, non siamo riusciti ad andare in vantaggio sulle occasioni create, poi il secondo tempo è venuto fuori il Crotone, quindi sappiamo bene che fino alla fine bisognava mantenere lucidità e concentrazione. E quel palo alla fine era stato un po', era un peccato se andava dentro, perché non era giusto perdere qui a Crotone, quindi complimenti a Crotone, ma complimenti anche allo Spezia che si è giocato a viso aperto.